propone a un anziano di fare sesso e gli sfila la collana d'oro. È successo a Gallicano, mentre abbracciava l'uomo, la seducente ladra con grande destrezza lo ha derubato, ma è stata denunciata dai carabinieri. Cinghiali e fauna selvatica, la situazione è fuori controllo. È il nuovo allarme di Coldiretti della provincia di Lucca. Nelle campagne lucchesi, danni per migliaia di euro in un anno. Oltre 2 milioni in più per il territorio, chiuso in attivo il bilancio 2022 del comune di Capannori, che fa registrare un risultato di amministrazione di oltre 26 milioni di euro. Il Basketball Club Lucca batte Saronno, si va alla bella. Grazie al successo ottenuto al Palatagliate, i biancorossi di coach Olivieri si giocheranno in gara 3 l'accesso alle semifinali dei play-off per la promozione in Serie B. In semifinale il Forte dei Marmi incontrerà il Lodi, play-off scudetto, primo match sabato prossimo in Lombardia, l'altra semifinale sarà Follonica-Trissino. Bentrovati con l'informazione del nostro telegiornale, dunque l'avete sentito, partiamo subito anche questa sera dalla cronaca, andiamo a Gallicano, una donna che si avvicina ad un anziano con avance sessuali e lo deruba, la giovane pregiudicata è stata denunciata dai carabinieri. Sentite Giulio Del Fiorentino. Gli propone un rapporto sessuale, ma è solo una scusa per sfilargli la catenina d'oro. Una giovane donna romena pregiudicata è stata denunciata per furto dai carabinieri. Sarebbe lei infatti l'autrice di un episodio avvenuto a Gallicano, quando avrebbe sottratto una collana d'oro a un anziano con quella che ormai viene definita tecnica dell'abbraccio. La donna, con fare accattivante, avrebbe proposto un rapporto sessuale all'uomo abbracciandolo insistentemente. In realtà la vittima aveva subito allontanato la giovane pensando che volesse rubargli il portafoglio. Solo dopo che la donna si era dileguata si è accorto che era sparita la collana. Grazie alle telecamere di sorveglianza cittadina, i militari sono risaliti all'identità della ladra, che adesso dovrà rispondere di furto aggravato davanti al magistrato. Mentre i carabinieri di Capannori hanno arrestato un pregiudicato di 32 anni per atti persecutori, dopo la segnalazione di una persona che tentava di sfondare il portone di una casa, i militari sono intervenuti in via Romana e lo hanno sorpreso che ancora stava brandendo un martello. Dopo essere stato bloccato e disarmato, l'uomo ha accompagnato dai carabinieri alla propria abitazione, dove ha consegnato spontaneamente un falcetto, anche quello utilizzato nel tentativo di effrazione. Successive indagini hanno consentito di accertare che si trattava di un vero e proprio caso di stalking, con il 32enne protagonista di un'escalation di episodi partiti da molestie, minacce, danneggiamenti e culminati con il tentativo di intrusione. E adesso voltiamo decisamente pagina, torniamo ad occuparci di fauna selvatica e in particolare di cinghiali, perché Coldiretti della provincia di Lucca torna a lanciare un allarme, si contano 75.000 euro di danni nelle campagne lucchesi, sentite. Fauna selvatica fuori controllo e danni sottostimati alle coltivazioni. Nelle campagne della Lucchesia per cinghiali, caprioli, daini sono stati indennizzati 75.000 euro tra il 2021 e il 2022, ma per gli agricoltori i danni reali alle produzioni sarebbero molti di più. L'emergenza fauna selvatica è la prima criticità denunciata dalle aziende agricole, al pari dei cambiamenti climatici, che sta contribuendo all'abbandono delle campagne e alla radicale trasformazione del paesaggio lucchese, mettendo a rischio i raccolti, le produzioni agroalimentari di qualità e il turismo rurale. Così Coldiretti lancia un nuovo allarme all'indomani delle assemblee organizzate in contemporanea dall'associazione di categoria su tutto il territorio nazionale, anche in provincia di Lucca, con la partecipazione degli agricoltori, per chiedere soluzioni immediate contro, testuali parole, l'assedio dei cinghiali, le pratiche sleali e l'import selvaggio. Infatti ogni anno le nostre aziende subiscono danni per migliaia e migliaia di euro da parte degli ungulati, in special modo i cinghiali. Questo lo stiamo vivendo sulle province di Lucca e sulla provincia di Massa Carrara e in generale su tutto il territorio.
È per questo che abbiamo richiesto alla Regione Toscana l'adozione di un piano straordinario di emergenza volto al contenimento e controllo della fauna selvatica. È una possibilità prevista dalla normativa in materia che prevede l'utilizzo di una strumentazione efficace volta a contrastare e a controllare in modo tempestivo quella che è la fauna selvatica. Allo stesso tempo con Coldiretti Lucca e Coldiretti Massa Carrara ci siamo attivati per la costituzione delle guardie volontarie venatorie. Anche questo è un istituto previsto per legge dove molti nostri soci e incluse persone vicine al mondo agricolo stanno seguendo dei corsi di formazione per ottenere l'abilitazione di guardie volontarie venatorie. È un gruppo di persone che svolgeranno attività di controllo e di contenimento della fauna selvatica sotto il coordinamento della Polizia Provinciale. Andiamo a Capannori, il comune ha chiuso in attivo il bilancio 2022 con un consistente avanzo risorse che potranno essere investite su tutto il territorio. Un avanzo disponibile di oltre 2 milioni di euro per nuovi investimenti sul territorio di Capannori. Chiusura in attivo per il bilancio 2022 del comune che registra oltre 26 milioni di euro e un avanzo di competenza di circa 10 milioni. È quanto emerge dal rendiconto della gestione 2022 illustrato dall'assessore al bilancio e alle finanze Ilaria Carmassi al Consiglio Comunale e approvato con i voti favorevoli della maggioranza e quelli contrari dell'opposizione. Il rendiconto fa inoltre registrare, come detto, un consistente avanzo pari a circa 2 milioni e 400 mila euro, che sarà utilizzato per investimenti sul territorio e un avanzo libero di circa 1 milione e 500 mila euro. Il risultato di amministrazione 2022 si compone di una parte accantonata pari a oltre 13 milioni di euro e di una vincolata che ammonta a circa 8 milioni. Dal rendiconto di bilancio emerge inoltre che non è stato sforato alcun parametro di deficitarietà e l'ente non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria. È inoltre diminuito l'indebitamento del comune pari a circa il 2%, abbondantemente al di sotto della soglia del 10% prevista dalla legge. Rimaniamo in zona, anzi proprio in piazza Aldo Moro, dove si è svolto come ormai da tradizione il concertone di Capannori, che anche in questa occasione ha resistito al maltempo. La pioggia non ferma il concertone di Capannori. La tradizionale kermesse musicale del 1° maggio, promossa dall'amministrazione comunale in collaborazione con Regione Toscana e Leg Live Motion Group, ha superato il meteo grazie alla solita caldissima partecipazione. La pioggia battente che per tutta la giornata ha imperversato sulla piana di Lucca ha infatti tenuto lontano il grande pubblico, ma non ha fermato la festa. Ombrelli aperti quindi e tanta voglia di cantare con tre amatissimi big della musica italiana ad aprire le danze: Gaia, seguita da Arisa, cantante dalla voce inconfondibile, ormai personaggio televisivo. Infine Vinicio Capossela, cantatore salito sul palco di Capannori con Fan Fatal, la fanfara balcanica, un'esibizione come sempre coinvolgente, con brani tratti dall'album 13 canzoni urgenti, ma anche con vecchi successi. Un cast d'eccezione per un evento speciale di musica, condivisione e parole. Lasciamo la piana di Lucca, ci spostiamo in Garfagnana e per la precisione a San Pietro in Campo, dove nascerà un nuovo centro culturale grazie ad un nuovo progetto di rigenerazione urbana promosso dal GAL. Presso il Podere ai Biagi di San Pietro in Campo la presentazione di un innovativo progetto di rigenerazione di comunità.
Si chiama RITA, Rigenerazione, Inclusione, Territorio, Agricoltura Sociale, Agricultura. E sarà il passo decisivo per la nascita di un nuovo centro culturale sul territorio del comune, dedicato alla promozione dell'inclusione, solidarietà e cultura della terra e delle arti. Il tutto risultato della fruttuosa collaborazione di molti enti e associazioni del territorio e di un contributo di 250.000 euro del bando Serve un'idea del GAL Montagna Appennino, nell'ambito dei progetti per la rigenerazione della comunità. Tramite la ristrutturazione della Casa Vecchia, il progetto ha come obiettivo creare un luogo di ospitalità e di accoglienza di breve o medio periodo per persone con disabilità o in situazioni di svantaggio e vulnerabilità e per le loro famiglie, da coinvolgere in attività di accoglienza, inclusione e partecipazione in sinergia con la realtà di fattoria sociale del Podere ai Biagi. Tutto parte proprio dalla fattoria sociale e dalle attività di inclusione e di agricoltura del Podere ai Biagi di San Pietro in Campo, che la famiglia Bernardi, con tante realtà del territorio, sta portando avanti con grandi risultati dal 2014. Saranno allestiti almeno 4 posti letto in spazi completamente accessibili. Nel progetto è inserito anche, grazie al partenariato con il comune di Barga, il recupero di una porzione del tracciato dell'antica via dei Remi, nel tratto che dal Podere giunge al paese di San Pietro in Campo. Nel progetto sono previsti anche incontri, laboratori di teatro e arti performative nel contesto dell'azienda agricola e delle attività di agricoltura sociale. E adesso ci spostiamo in centro storico a Lucca, dove nelle piazze principali sono state installate le mega biglie con i nomi degli eroi dei pedali per omaggiare la tappa lucchese del Giro d'Italia. Cinzia Chiappini. Palazzo Orsetti invita i commercianti del centro città a farsi contagiare dalla febbre rosa e a meno di una settimana dalla partenza della quinta tappa del Giro d'Italia lancia il kit per un allestimento dedicato delle vetrine. A partire da giovedì 2 maggio infatti l'ufficio turismo del comune di Lucca distribuirà l'adesivo ufficiale del Giro e una serie di gadget dedicati che potranno essere esposti o indossati dal personale delle attività. Ovviamente l'adesione è libera e i commercianti potranno anche optare per il fai da te, decorando in libertà le proprie vetrine. Unico must il colore rosa e l'inserimento di oggetti che rimandino al mondo del ciclismo. Intanto la città tutta si prepara ad accogliere la corsa che torna a Lucca dopo 39 anni. In questi giorni sono fiorite aiuole a tema e in piazza San Michele, al Caffè delle Mura, in piazza San Francesco e piazza Le Verdi sono state installate le megabiglie con i ritratti dei campioni del ciclismo realizzati da Karl Kopinski. Intanto sono aperte le prenotazioni alla cena in rosa che si terrà alla vigilia della tappa martedì 7 maggio all'antico Caffè delle Mura. Tutti i dettagli sul sito web del comune, alla pagina dedicata al turismo. E adesso vi parliamo di uno studio pubblicato dall'Università della California a Santa Cruz sul caso dei boschi del Monte Pisano, che ricostruisce come venivano gestiti nel secolo scorso per ridurre il rischio di incendi. Contadini e pastori dell'Italia centrale hanno storicamente ridotto il rischio di incendi attraverso una gestione del territorio che può diventare un modello per la lotta agli incendi boschivi in molte parti del mondo. Ne è convinto l'antropologo Andrew Matthews dell'Università della California a Santa Cruz, che in uno studio pubblicato sulla rivista Ambio esamina il caso dei boschi del Monte Pisano in Toscana attraverso le testimonianze degli abitanti della zona raccolte in collaborazione con Fabio Malfatti del Centro Ricerche Etnoantropologiche di Lucca. I due studiosi hanno intervistato 10 uomini e 7 donne nati tra il 1928 e il 1956 nelle comunità che vivono nella zona del Monte Pisano, con l'obiettivo di ricostruire le pratiche che venivano messe in atto nel secolo scorso per gestire i boschi. Dai loro racconti è emerso che le foglie cadute a terra venivano raccolte e usate come lettiera nelle stalle e come fertilizzante per gli oliveti, mentre tronchi e cespugli diventavano legna da ardere. Le pecore al pascolo mangiavano l'erba, mentre gli abitanti erano soliti raccogliere funghi, erbe spontanee e bacche. In questo modo il bosco veniva ripulito da residui vegetali che potevano facilmente prendere fuoco. Gli stessi pastori a volte ricorrevano a piccoli incendi controllati per rimuovere le sterpaglie in caso di incendi veri e propri, erano tra i primi ad accorrere per spegnere le fiamme.
Queste attività, messe in atto soprattutto da pastori e da contadine coi loro bambini, sono state a lungo sottovalutate per motivi classisti e sessisti, sottolinea l'antropologo, e sono state poi abbandonate a partire dagli anni 60. Matthews ritiene che le comunità di tutto il mondo possano imparare dalla pratica di gestione degli incendi del Monte Pisano, nonché dalle conseguenze che derivano dal loro oblio. L'abbandono dei boschi avvenuto in Italia nella seconda metà del secolo scorso sarebbe infatti simile a quello che si sta verificando attualmente in alcune parti dell'Africa e del Sud America. Si chiude così questa edizione del nostro telegiornale dedicata a Lucca, alla Valle del Serchio. Grazie a tutti voi, come sempre, per averci seguito fin qui. Adesso linea a Egidio Conca per lo sport. Arrivederci.